Dipende da che, dal tipo di sguardo che abbiamo nei confronti di queste persone. Le guardiamo appunto come persone che hanno dei problemi, che hanno un vissuto, che hanno una storia che le porta a, 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 ad avere difficoltà a organizzare una vita che oggi potremmo chiamare normale per intendersi, e sì, poi la normalità, come si sa, è sempre una cosa approssimativa, ma insomma, diciamo, ad organizzare una vita normale. Oppure se si guarda queste persone semplicemente come problemi che devono essere sostanzialmente eliminati in qualunque momento. Dopo il caso del senzatetto che ha dato fuoco alla sua carrozzina per protesta sul tema della gestione di casi simili o di chi vive in situazioni di difficoltà interviene il gruppo consigliare Arezzo 2020 lo fa raccogliendo gli svariati appelli e interventi della fraternità Federico Bindi struttura privata che accoglie su base volontaria chi ha bisogno di un tetto o anche semplicemente di una mano tesa non si può fare un click day chi al 31 di, 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 di agosto è irregola dentro chi al 31 di agosto non è in regola fuori, ognuno ha i suoi tempi, la, la, la sua storia, allora ci vuole un, un, un intervento di tipo sociale che è lungo, che è paziente, che, che, è, che è in qualche modo convincente. Dall'altra parte, se invece si guardano come problemi da eliminare, si fa presto, appunto, si, eh, si decide che chi sta dentro sta dentro, chi sta fuori viene eliminato con un intervento di tipo poliziesco, ma non gli si elimina il problema. Le persone che vivono in condizioni di povertà, in particolare senza dimora, non è secondo molti un problema affrontato come si deve da questa amministrazione, ma semplicemente un evento isolato da trattare come tale quando disturba il normale andamento della vita cittadina o all'inizio. Dell'inverno, quando viene riaperto il dormitorio gestito dalla Caritas. La stessa Caritas, nell'ultimo suo rapporto, dice espressamente che il dormitorio dovrebbe essere eh, aperto tutto l'anno. È chiaro che non è una risposta definitiva dice ci sono i senza dimora eh, che non hanno un tetto, non hanno una casa, gli si offre il dormitorio. È sempre una risposta temporanea per la persona, poi vanno trovate soluzioni diverse. Quindi non è la risposta al problema della casa, ma è una risposta comunque a, a, a non essere condannati a stare esclusivamente per strada. E quindi il problema che noi sottolineiamo è la necessità che il dormitorio sia aperto tutto l'anno, perché i, i, le persone che hanno bisogno di dormire in un posto chiuso ci sono tutto l'anno, d'estate e d'inverno, molto semplicemente.